Grazie, pace e buongiorno a tutti. Mese 1, giorno 23, dal mio libro I 365 respiri, perle di saggezza tratti dal libro di Salomone. Oggi leggeremo i Proverbi 2, dal 16 al 19, con i versetti 10 e 11, che introdurranno il passaggio. Perché la saggezza ti entrerà nel cuore, la conoscenza sarà la delizia dell'anima tua, la riflessione veglierà su di te, l'intelligenza ti proteggerà. Versetto 16, ti salverà dalla donna adultera, dalla infedele che usa parole seducenti, che ha abbandonato il compagno della sua gioventù e ha dimenticato il patto del suo Dio. Infatti la sua casa pende verso la morte, i suoi sentieri conducono ai defunti. Nessuno di quelli che vanno da lei ne ritorna, nessuna riprende i sentieri della vita. Oh, questo versetto sembra essere piuttosto chiaro, vero? La saggezza di Dio ti salverà dalla seduttrice, dalla traditrice, dall'assassina. Potrebbe significare che una relazione extramatrimoniale ti condurrà alla morte? Ascoltare le parole di un amante o di una amante infedele e sleale potrebbe causare tanto dolore? Commettere sciocchezze con un uomo o una donna che non è tuo marito o tua moglie potrebbe ucciderti? Beh, controlla le statistiche sull'AIDS e le varie malattie venere e ti sarà confermato tutto ciò che ho appena detto. Sì, è innegabile che senza la saggezza di Dio che ci trattiene, molti sono stati giovani che hanno distrutto la propria vita tramite malattie trasmesse sessualmente. Mariti e mogli che hanno distrutto i loro matrimoni a causa di una relazione illecita. Uomini e donne che si sono dati completamente a un'altra persona per scoprire che questa aveva già a sua volta qualcun altro. Sì, il sesso illecito ucciderà qualcosa, qualcuno, in qualche maniera, prima o poi, fra parentesi, voglio aggiungere, la pornografia è la scuola della distruzione. Ti insegna a perdere la tua mascolinità o femminilità, ti insegna a perdere la tua consapevolezza di chi sei in Dio e con Dio e per Dio, ti insegna a perdere l'umanità che Dio ha creato in te. Non potrai mai avere una relazione romantica con una donna quando sei immerso nella pornografia, perché ti infatui di queste donne a due dimensioni, fatte di pixels che non esistono, esistono soltanto nella tua mente. Comunque andiamo avanti. Una volta ho udito un'affermazione che non potrei formulare meglio: il sesso è il regalo di nozze di Dio per i suoi figli. Wow, è proprio vero. Perciò questi versi riguardano solo il sesso illecito e nient'altro. Beh, come al solito a me piace andare a scavare un po' di più in profondità e vedere se c'è qualcos'altro che la saggezza di Dio può dirci, e questo è ciò che penso. La Bibbia ci parla di una donna particolare che era la moglie di Acab, il re samaritano sfidato da Elia il profeta, e il suo nome era Jezebel. Questa donna aveva proprio la personalità descritta in Proverbi 2, dal 16 al 19, immorale, seducente, sleale, egoista, empia e fatale. Cosa rappresenta Jezebel? Il controllo, il potere, il dominio. Qualsiasi cosa che farà sviare una persona dalla saggezza di Dio, dalla sua conoscenza, dalla sua sovranità e cercherà di controllarne la vita tramite qualsiasi mezzo diabolico di dipendenza, senza escludere il sesso, finirà per produrre dolore, devastazione e morte. A nessuno è stato dato il diritto di nominare un altro essere umano e quando ciò accade l'unico risultato può essere solo distruzione. Dunque, sii saggio e permetti a Dio e a nessun altro di essere il tuo Signore. Solo così vivrai e vivrai bene. Il mio proponimento per oggi controllerò la mia lista di affidabilità e mi assicurerò di non stare controllando o cercando di controllare nessuno.